L'umore all'inizio settimana non era dei migliori, come purtroppo quando si perde, magari dal di fuori non si capisce che anche noi poi bisogna lavorarci sull'umore, nel senso che quando poi si riparte dopo una sconfitta non è facile riportare lo spirito giusto, l'entusiasmo giusto, quindi anche per noi quello tra virgolette è un lavoro farlo, cioè nel senso bisogna ricaricarsi, bisogna riprendere la settimana per affrontare poi la partita dopo alla grande. Quindi penso che quel passaggio è stato fatto e adesso siamo concentrati e ci stiamo preparando al massimo per domenica. Noi abbiamo avuto un inizio che sicuramente ha alzato le aspettative perché abbiamo fatto un cammino iniziale. Da primi in classifica, primi e secondi in classifica, quindi questo ha sicuramente alzato un po' diciamo l'aspettativa. Però se io guardo la classifica, guardo le squadre che ci stanno sopra, io non ci vedo tante cose strane nella classifica del girone C, nel senso che vedo davanti le squadre che obiettivamente, oggettivamente hanno nella totalità e quindi in una totalità del campionato qualcosa in più. Vedo anche qualche squadra che sta sotto, che vedo il Palermo che sta sotto. Obiettivamente, il Palermo, all'inizio del campionato, non avrei sperato di trovarmelo sotto, ma onestamente non avevo la certezza. Realisticamente, guardando un po' la classifica, il Teramo deve guardare Casertana e Palermo, che sono a 3 e un punto, oppure può ancora pensare di guardare davanti, dove c'è il Catania, dove c'è il Foggia, dove forse c'è la Juve Stabia, ma mi pare un po' più complicato. Dobbiamo pensare, dipende da noi, nel senso che se noi facciamo i risultati potremo guardare penso anche avanti, però dipende da noi, è normale che se noi non facciamo risultati mi sa che bisogna guardare dietro, cioè è una cosa logica, quindi sta a noi. Tu pensi che un altro anno insieme a Massimo Paci possa essere di giovamento a questa squadra? Sicuramente la continuità a una squadra fa tanto. Lo vediamo sempre nel calcio, le squadre che riescono a costruire in continuità e riescono ad aggiungere piano piano qualcosa, è una cosa che paga, ecco, io sono convinto di questo, ma l'ho vissuto anche sulla mia pelle. Nelle squadre in cui sono rimasto più anni e in cui un gruppo base è rimasto più anni, alla lunga ha sempre fatto bene. Quindi sicuramente sarebbe così anche per noi, adesso io non so, rispondo alla tua domanda, ma non so quello che poi sarà qua, però sicuramente è un aspetto che favorirebbe tante cose, la continuità di un gruppo con un allenatore.